Sono sotto la doccia, cosa volete? Cioè, canto sotto la doccia. Bellissimo. Oggi ho una cosa nuova. Però la signorina deve finire di cantare prima. Lasciamola finire perché... Ecco, brava, brava. Un applauso alla signorina, molto brava. Adesso però, guardate cos'ho. C'ho il sacco di regali da Ionici. Questo qui, adesso, cosa ho fatto io, no? Sono andato al Polo Nord, ho ingaggiato Babbo Natale, gli ho detto, allora, quest'anno, signor Natale, di cognome Babbone, togliamo tutti gli altri regali, non esistono più macchine radiocomandate, felpe, scarpe, basta, non c'è più un cazzo. Da quest'anno in poi, soltanto regali Ionici, gli ho detto. E lui mi ha detto, no, guardi, no, Lion, non mi dispiace, questo è impossibile. Allora ho preso un bastone e glielo da... Babbo Natale, no, è normale. Gli ho detto così, ho detto. Cioè, lui allora, un po' vecchio, poi ha preso. Allora ha detto: no, ma va bene, va bene, va bene. È arrivato anche un elfo, no? Uno degli elfi di Babbo Natale. Ha detto, non è possibile, non è possibile. Allora, ho preso una katana. Lì l'ho tagliato a metà quell'elfo maledetto. Quello lì. Sto scherzando, Comunque. Allora si sono convinti, avete capito? Però quest'anno potrebbero esserci dei ritardi nella recapitazione dei regali perché ho ammazzato gli elfi di Babbo Natale. Tutti. Perché poi gli altri arrivavano ad aiutare quello primo, no? E io lì ho dovuto, cioè cosa ho fatto? Ho preso una dinamite, ho fatto esplodere la loro baracca e così. Però Babbo Natale ha accettato, quindi quest'anno regali Ionici a tutti. Contenti? È bello, bello, è bello. Ci voleva, secondo me era naturale come cosa, no?